8 novembre 1935. Nasce a Sceaux, vicino Parigi, Alain Delon. Occhi di ghiaccio e sguardo ribelle, dopo un'infanzia difficile si arruola nei Parà in Indocina. Militare per 4 anni, torna a Parigi per dedicarsi ai mestieri più disparati. Ma è il cinema la sua strada. Esordio nel 1958, svolta nel 1960. A valorizzarlo è Luchino Visconti con Rocco e i suoi fratelli e Il gatto pardo. Altri successi con L'eclisse di Michelangelo Antonioni e Frank Costello faccia d'angelo. Grande fascino, le donne sono ai suoi piedi. Poi, nel 2005, La caduta. Annuncia il suicidio, poi recupera. Nel 2008 torna a recitare, ma non è più uomo copertina. Vive solo con i suoi cani. Abbiamo trovato Alain Delon.